Buonasera a tutti voi, anche io porto insieme al mio saluto anzitutto quello della Madre Generale, Madre Paola, del suo Consiglio Generale e di tutte le consorelle. Come congregazione religiosa ci sembrava doveroso un rendimento di grazie al Signore per la presenza che ci ha donato di vivere proprio qui ad Amatrice. E velocemente con voi, seppur in modo sintetico, concedetemi di dire una parola proprio su questo argomento. Così scriveva Padre Giovanni Minozzi a Madre Maria Volenti in una lettera dell'11 marzo 1947 da New York, dove stava compiendo il suo viaggio missionario. Spero che per Pasqua ti sia giunta la farina, forse anche la pasta. Compi allora questa gentile opera di carità, dà a tutte le famiglie di Amatrice 2 o 3 chili della splendida farina che in nome della provvidenza ti ho spedito. È su questo tema che vorrei un po' centrare questo brevissimo intervento. Come ben sapete, noi, come Confratelli Discepoli, nasciamo nel contesto dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e ci identifichiamo con l'orfanotrofio femminile di Amatrice. Ma la nostra presenza non finisce nell'istituto, bensì rappresenta una porta aperta su Amatrice, sulla gente di Amatrice dalla quale niente ci ha mai separato, per grazia di Dio neanche il terremoto. Nonostante il nostro relativo numero. Madre Maria Valenti, ricevuti i viveri dall'America, insieme alle consorelle, prepara pacchi e li dona alle famiglie più povere e bisognose di Amatrice. E tra voi c'è sicuramente qualcuno che può testimoniarlo. È attraverso questa umile e semplice opera che le ancelle entrano più pienamente in contatto con gli amatriciani e sempre più la storia delle suore del femminile si intreccia con la storia degli amatriciani attraverso i più poveri. La vita delle ancelle del Signore si integra così con la vita degli amatriciani e insieme, in questo meraviglioso paesino tra i monti della Laga, si condividono gioie e sofferenze, attese e speranze, prove e consolazioni. Qualunque sia il bisogno del territorio ed è in potere delle suore il concederlo, è subito esaudito. L'Istituto del Femminile si apre alle più diverse iniziative che man mano si presentano. Personalmente posso citarne alcune delle ultime. Un esempio è fornito sicuramente dalla maratona del dottor Bruno D'Alessio. Poi ricordo le celebrazioni dell'Avis e le sfilate di moda. Inoltre, l'Istituto delle Suore è stato per Amatrice centro educativo, formativo e anche culturale. Attraverso la scuola si instaura un buon rapporto con le famiglie, oltre che con i bambini e i ragazzi. I laboratori di ricamo, di sartoria e corsi di dattilografia hanno poi rappresentato indubbiamente un'attenzione speciale per le giovani amatriciane e non solo. Queste iniziative sono state tutte realtà sociali e ricreative, ambienti sani e festosi in cui crescere insieme con le benedizioni del Signore. È stato centro di preghiera dove chi lo desiderava poteva recarsi a pregare nel silenzio della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Sempre alla Chiesa del Crocifisso, attraverso la celebrazione eucaristica, il Santo Rosario, l'adorazione eucaristica, o semplicemente affidare alle suore una preghiera secondo le loro intenzioni. Nel corso degli anni, tra le suore del femminile e gli abitanti di Amatrice si instaura un bel rapporto umano fatto di fiducia e stima reciproca. Le suore divengono punto di riferimento. Si ricorre prima a Madre Maria Valenti, poi a Suor Cecilia, oggi a Suor Giuseppina e Suor Maria,
per un consiglio, uno sfogo, una semplice condivisione di vita o ancora più facilmente per una semplice chiacchierata, per il gusto di condividere la vita e tutto ciò che nasce da ogni incontro. Sono questi semplici gesti per gli ancelli motivo di accoglienza e soprattutto di preghiera. Gli amatriciani a loro volta non si fanno superare in generosità e dimostrando la gioia per la presenza e il sostegno delle suore, facendole sentire in vari modi punto di riferimento. Ci auguriamo e auspichiamo che la nostra presenza da matrice per il futuro possa divenire sempre più concreta e idonea, a fianco degli amatriciani. Grazie a tutti.